Vi presento un mio vecchio amico. Vecchio, non per modo di dire, considerando i suoi 12 anni da cane e 85 umani. Sardo di nascita, abruzzese d'adozione, razza sconosciuta, mite esploratore e silenzioso guardiano. Il suo nome è Frodo. Frodo trascorre le giornate a sorvegliare il cancello. Niente sfugge al suo turno di guardia. Si dedica al mestiere con muta dedizione e infaticabile impegno. Quando il naso di Frodo si aggrappa al profumino dei resti del pranzo della domenica, non c'è più pigrizia che lo trattenga. Zampetta verso le leccornie come un pericolosissimo predatore. Ogni tanto, tra un turno di guardia e l'altro, Frodo si concede un po' di divertimento con il suo buon amico Sam e, perché no, anche una lunga passeggiata esplorativa in compagnia dei suoi padroni. Sam cavalca fiero sulle sue possenti zampe lunghe. Frodo, il piccolo Frodo, invece arranca. Ma un'interminabile pervicacia che gli è cresciuta come il pelo sin da bambino lo rende restio ad arrendersi anche alle più insormontabili difficoltà. Frodo è una pallottola rivoluzionaria che scava a passetti brevi dentro il cuore di un mondo tiranno. A volte mi chiedo se abbia coscienza dell'esistenza, dell'età e della morte. Perché il suo stare abbacchiato è più un personaggio che si è costruito dando fondo alla sua vena poetica, ma in realtà Frodo è piuttosto convinto di essere il protagonista di una grande storia e che grandi avventure lo attendano. Dunque, possiamo concludere che certamente crede nel destino. Thank you.
vi starete chiedendo anche voi come sarebbe Frodo se fosse un personaggio Disney. Oltre ai grandi occhioni e al pelo buffo, lo disegnerebbero come un trepido eroe, audace e sbarazzino. E qui vi sbagliate, perché Frodo è molto più simile a noi di quanto lo sia Balto o Biagio il vagabondo. Sogna l'avventura, ma non troppo. Vuole conoscere il mondo, ma nessun posto è come casa. Fuori nevica e proprio come noi, Frodo vorrebbe rimanere a crogiolarsi tra le copertine puzzolenti della sua cuccia, ma non può, perché deve alzarsi e andare al lavoro. Siete delusi? Vi aspettavate un eroe, invece vi ho presentato un impiegato di provincia. Che ci posso fare? Però, alla fine, quanti di voi possono vantare di aver recitato in un film come protagonista?